E siamo alla seconda parte, al focus, a urban nature, la natura, il valore del verde nelle città, come tutelarlo, come incrementarlo e riscoprirlo. Allora, dottor Lauria, come location di urban nature, quest'anno avete scelto il parco agricolo didattico Minopoli al Vomero a Napoli. Ecco, realizzato questo parco dal comune di Napoli, vediamo le immagini che ci manda Fiore Caso dalla regia. Perché questa scelta, dottor Lauria? Come l'evento centrale del WWF Italia a Roma e sulla terrazza del Pincio, l'evento centrale del WWF in Campania è appunto Parco Minopoli. Parco Minopoli ha un valore simbolico molto ma molto alto ed è una bellissima realtà che merita attenzione per il percorso dal punto di vista sociale, etico e di confronto con le istituzioni. Allora, per comprendere il significato di Parco Minopoli, perché è lì l'evento centrale, tra parentesi, in Campania abbiamo una ventina di eventi Urban Nature, allora bisogna dire che cos'è Parco Minopoli, dove si trova, cos'era e dove si e cosa ci auspichiamo che diventi. Allora, c'è da dire innanzitutto che si trova nella zona Vomero, tra la salita di Cacciottoli e Viale Raffaello, quindi una zona altamente urbanizzata, quindi un polmone verde estremamente importante per quella zona di Napoli. Tra parentesi, è nato, tra virgolette, per caso, perché fu salvata dalla cementificazione per due motivi, perché negli anni 60 ci fu la massima espressione dell'urbanizzazione selvaggia su Napoli, quella zona fu salvata perché fu messo una campana gasometrica, infatti la zona si chiama anche ex gasometro. Poi che è successo? È successo che si sono continuate a sviluppare attività agricole sul posto, ma nell'85, quando è stato dismesso definitivamente, c'era stato un tentativo di urbanizzazione, di cementificazione. Ed è lì che sorse l'intervento del WWF insieme ad altre comunità locali per poter salvare questo polmone di verde in una zona che nel frattempo era diventato eccessivamente cementificato. Prende il nome da un agronomo, è vero, Minopoli? Sì, Minopoli, che è uno del perché nel 93, quando è iniziato il percorso attraverso le riconquiste della città, è stato uno delle persone, un agronomo molto molto sensibile alla problematica ambientale e all'aspetto agricolo in città, che ha sostenuto il WWF insieme ad altre associazioni, altri esperti anche della facoltà di architettura di Napoli. Qui vediamo appunto alcune immagini. Sì, ecco, spieghiamo a chi ci ascolta perché le aree urbane nelle città, perché sono queste le aree più trascurate, come vostra tradizione, da dove si alzano le maggiori quantità di CO2, di anidride carbonica, dove vive e respira la maggior parte di noi, specie i ragazzi più giovani, e dove quindi la politica è chiamata a riqualificare? Allora, in sostanza, ancora una volta, sono i numeri che definiscono questa problematica e che spiegano anche il motivo per cui ci sta questa iniziativa che è arrivata all'ottava edizione e che sta riscuotendo un grande successo. Basta pensare che i 4 miliardi di persone vivono nei grandi centri urbani. Sì. E i centri urbani sono responsabili della maggior parte delle emissioni dei gas, per quanto riguarda i gas climalterati. Sì, certo. Quindi non sempre, o meglio, non è più possibile dire vado a vivere in campagna per stare meglio, bisogna stare meglio all'interno delle città. È l'unico modo per poter migliorare la vivibilità a costo praticamente bassissimo, a meno che non immaginiamo di stare in una grossa campana con condizionatori a tutto volume, è quello di migliorare il verde in città, aumentarlo, ma soprattutto assicurare la manutenzione. E questa è la nostra grande battaglia, perché purtroppo troppo spesso sentiamo ci sono delle speculazioni della somministrazione dal punto di vista politico che gli alberi danno problemi. Allora, gli alberi devono rispettare
un piano regolatore del verde, così come succede per tutte le infrastrutture all'interno di un centro urbano, ma soprattutto al di là dell'impianto degli alberi hanno bisogno di un percorso di manutenzione, perché se no puntualmente ci troveremo a combattere albero per albero perché quell'albero è ammalato, ci rischia di cadere, c'è il rischio e così via. E qui diventa non un momento di benessere, ma un momento di scontro Ecco, politico, volevo cosa che noi non dire, vogliamo. vediamo dalle immagini, queste immagini vengono più che altro dagli Stati Uniti, ma soprattutto dalla Cina, che è il paese che è notoriamente più inquinato, più assediato dalla CO2, eccetera, dove però poi che cosa è successo? È scattato un meccanismo di autoprotezione, quindi dove c'è adesso una cura maniacale per il verde. Ecco, questo è un esempio da cui noi dovremmo, a cui dovremmo, potremmo ispirarci, noi che invece abbiamo tanta natura, ma sembra che la trascuriamo, insomma. Più che trascurarlo, non facciamo un'adeguata manutenzione. I cinesi in Cina si sono resi conto che avevano effettivamente esagerato nel disboscare e nell'immettere sostanze climalteranti nel clima. Infatti, in alcune città si viaggiava già in tempi non sospetti con la mascherina per l'eccessiva presenza di CO2 e di polveri sottili. Però loro hanno messo mano, nel senso che stanno cercando di tamponare tutto, anche perché ci sono dati scientifici che si è visto che un ettaro di foresta urbana assorbe 17 kg l'anno di PM10. Questa è la realtà. E Sì. poi non dimentichiamo un altro numero, che grazie al verde in città si riesce anche a ridurre la temperatura nei periodi estivi, che formano isole di calore all'interno dei centri urbani. Proviamo a immaginare quelle piazze senza un filo d'erba, in Campania e in Italia ce ne sono tantissime, e che producono il 4% della mortalità estiva proprio Sì. dovuto a questo caldo insopportabile. Non dimentichiamo anche che in Europa ci sono 48.000 decessi e l'Italia purtroppo è uno dei primi posti per quanto riguarda la mortalità Sì. Ecco, dovuta alle isole di calore. un'altra cosa che io ho notato e che le, diciamo, sottopongo alla sua riflessione, diciamo, negli Stati Uniti, ma anche in Cina abbiamo visto, si fa grande uso di sopraelevate. Noi invece abbiamo una passione, una mania per la sottocostruzione, cioè per i tunnel, insomma, le gallerie. Cioè, è un fatto culturale, insomma. Non so se lei ci ha mai fatto un pensiero, una riflessione. Cioè, che ecco, dove c'è la sopraelevazione, forse, come dire, si risparmia alla gente il rischio. Non solo di sprofondare, no? Come avviene a Napoli, spesso a Roma, dove a un certo punto le gallerie fanno pagare il costo, insomma, no? Si sprofonda, ma è anche meno inquinante la sopraelevata. Allora, dottore Primiceto, il problema è essenzialmente culturale, perché oggi per fortuna la scienza e la tecnologia ci consentono qualsiasi cosa. Allora faccio un esempio, ci sono alcune nazioni del Nord Europa a cui facciamo riferimento come best practice, che ogni opportunità che hanno creano un parco cittadino, ok? Mentre invece purtroppo da noi, premesso che l'Italia è un paese complesso, premesso che l'Italia è un paese geomorfologicamente fragile e così via, però ogni occasione è buona per cementificare. Sì, Allora, noi non certo. siamo contro ciecamente al progresso, ma noi siamo contro il progresso cieco, cioè noi vogliamo utilizzare le migliori tecnologie per migliorare la vivibilità. Ovviamente c'è bisogno di un confronto, ed ecco il motivo per cui, tornando al Sì. discorso di Parco Minopoli, è un esempio di confronto con le istituzioni. Ci abbiamo messo più di 30 anni, però alla fine adesso è un patrimonio della comunità napoletana. E tra parentesi, mi permetto di aggiungere che tutte le location scelte dal WWF hanno tutto un valore simbolico sotto questo aspetto. Mi riferisco per esempio all'Oasi cittadina a Sant'Agnello, che è stata realizzata sul tetto di un megaparcheggio, come pure l'Oasi di San Silvestro, che è stata strappata alla speculazione edilizia, e così ne potete citare tantissimi. Ecco, un'altra osservazione che ci è venuta in mente, ecco, in occasione di questa iniziativa Urban Nature, ecco, perché sempre i più giovani al centro delle vostre azioni? Perché i giovani, i ragazzi sono più duttili nel cambiare, orientarsi alla cosiddetta sostenibilità, cioè lo sviluppo
compatibile con la natura, con l'ambiente, perché è più facile parlare a loro, ai più giovani, o perché i giovani perché possano essere di esempio, di traino per noi che siamo più adulti e anziani, quindi forse meno disponibili, insomma, meno veloci a tutelare la biodiversità? Allora, il confronto e il dialogo con i giovani è un atto di responsabilità da parte delle nostre generazioni, perché è troppo semplice dire purtroppo abbiamo fatto danni, adesso il problema è vostro. No, adesso allora noi abbiamo fatto danni, ma dobbiamo aiutare a confrontarci con i giovani e dare loro gli strumenti culturali e tecnologici per poter dare una sterzata all'attuale tendenza di consumo del pianeta. D'altronde con i giovani è facile parlare perché le menti sono pulite, non sono condizionate, infarcite di ideologia. E poi c'è una cosa che mi sta molto a cuore: i giovani hanno una coscienza di specie molto molto green, nel senso che abbracciano, si immergono spontaneamente nella natura, forse quelli un po' della mia generazione, un pochettino meno, a meno che non abbiano una sensibilità un po' più spiccata. Ecco, ed infine l'erica. Diciamo la pianta di erica che domina anche le vostre notizie sul vostro bellissimo profilo, andate a visitarlo www.wwf.it, è una cosa straordinaria che proprio vi apre la mente. Ecco, il piantare l'erica, ecco, perché questa pianta è per voi un'icona? Ho letto che durante i matrimoni questa pianta viene usata spesso per simboleggiare la fedeltà, il romanticismo, la purificazione e la buona sorte. Insomma, al WWF piace usare spesso questo simbolismo così affascinante, così attraente. Dottore, il simbolismo fa parte della nostra cultura e quando si parla di simbologia si mettono sempre in moto dei meccanismi di evocazione delle nostre sensazioni, delle nostre percezioni. Ed è il motivo per cui il WWF sceglie sempre con attenzione le piante per le campagne di Urban Nature. Sì. L'erica sì, ha un valore simbolico, oltre a essere bellissima come pianta, dopo sì, magari certo. Se vuole la possiamo anche mostrare. Ma sì, una possiamo ha qualcosa lì con lei da far vedere? Allora qui facciamo uno scoop che siamo nel quartier generale di Urban Nature in Campania. Sì. Allora posso mostrare la piantina di erica? Sì, sì. Eccola qui, non so se si vede. Sì, 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 ha questo colore rossiccio, è vero, la pianta? Esatto. Ci sono tre tipologie di colori che i cittadini possono recuperare. Anche il bianco, è vero? C'è il bianco, un rosa pallido e questo colore qua. È una pianta antica, è una sì. pianta umile e tende a ricolonizzare immediatamente le zone attraversate da incendi, sì. ma poi è anche una pianta che attira le api e quindi favorisce l'impollinazione. E noi diamo questa pianta in cambio di una donazione che serve poi per realizzare i nostri progetti sul territorio. Noi siamo un'associazione che non sta sempre col cappello in mano, ma cerchiamo di autofinanziarsi per realizzare progetti sul territorio che sono davanti agli occhi di tutti. E infatti, per quanto riguarda Urban Nature nella provincia di Caserta, si realizzerà questa iniziativa domani mattina proprio in un'aula natura che è stata realizzata grazie ai fondi raccolti dal WWF. Sì, sì. Ecco, ma insomma io vedo tanti simboli nella vostra storia, nella vostra tradizione. Per esempio, alle sue spalle c'è il panda che è il sì. simbolo re. Insomma, il re del WWF. È il nostro brand, è il nostro brand. Ecco, perché il panda, dottor Lauria? Perché è una specie minacciata e quindi bisognosa più delle altre di essere protetta e diventare un simbolo? Quando divenne il simbolo del WWF, divenne un simbolo perché in quel periodo ci si rese conto che si stava andando oltre alla sostenibilità del pianeta e fu scelto come simbolo perché rappresentava la fragilità della natura, un animale bellissimo ma grazie al disboscamento, al rumore e tanti effetti era quello che era maggiormente a rischio in quel periodo. E poi volevo aggiungere una piccola cosa, sì. A conferma dell'utilizzo virtuoso dei fondi. Oltre a tanti progetti che abbiamo realizzato e che non sto qui ad elencare, perché noi siamo regolarmente ospiti di voi, vi ringrazio la relazione sotto questo aspetto,
A breve, grazie ai fondi ricavati con Urban Nature del 2023, in Campania, presso il Policlinico di Napoli, sarà inaugurata la prima oasi in ospedale, una delle poche del territorio nazionale, sono 4-5 in tutto, ed è un momento molto bello perché così come i bambini che sono nelle scuole stanno nell'aula natura, si è visto che migliorano e velocizzano l'apprendimento, perché non dimentichiamo che i bambini durante il Covid, stando chiusi in una scatola del virtuale della casa, solo con i computer, hanno subito un deficit di Sì. apprendimento, che hanno recuperato grazie al contatto con la natura. Così ugualmente, con l'inaugurazione di quest'oasi, avremo la possibilità ai bambini che sono ricoverati, che hanno la possibilità di uscire, piuttosto che stare in un parallelepipedo bianco con i rumori delle macchinari, insieme al personale e ai familiari, possono stare in mezzo alla natura e quindi sempre sotto stretto controllo medico. Sì. Ecco, mentre si parlava abbiamo visto coltivare, è facile coltivare, piantare l'erica, dottor Lauria. Sì, tra È una parentesi, pianta che attecchisce subito, insomma. sì, attecchisce subito e forma delle bellissime bordure, ha bisogno solo di un po' di acqua ogni tanto e di tanto amore nella coltivazione. Tra Sì. parentesi, ci tengo a dire che al di là dei cittadini anche le istituzioni sono sensibili a queste iniziative. Per esempio Urban Nature, ringrazio i nostri supporter, vale a dire l'Ordine dei Farmacisti di Napoli, il Rotary Club di Caserta, delle aziende tipo Meeting World, che non c'è cioè, chi stanno sostenendo queste iniziative. Sì, Grazie a tutti quanti.